Allora, diamo inizio alla quarta edizione del progetto Tra le generazioni l'unione crea il lavoro, un progetto che ha avuto un grande successo in tutta Italia. Abbiamo solcato 10 regioni d'Italia fino adesso, veramente numeri eccezionali. Siamo riusciti a riprodurre tra l'altro lo stesso progetto nello stesso modo in ogni regione, da nord a sud. Siamo partiti dal Piemonte, siamo andati in Emilia Romagna, siamo andati in Lazio, Toscana e anche a sud Italia, Sicilia, Campania. Quest'anno però un'edizione nuova, partiamo da una regione veramente colpita dal terremoto, che ha subito tanti danni ma che ha saputo ricostruirsi. Siamo in una scuola bellissima, un istituto tecnico, dove lanciamo questo progetto, un istituto tecnico di Ascoli Piceno, cratere del terremoto, ma non si sono fermati, tutti insieme hanno lavorato. Il valore del progetto è di mettere insieme generazioni diverse, un grande dialogo. Nel nostro paese si parla troppo di difficoltà, barriere, invece qua le generazioni riescono a dialogare. I ragazzi insegnano, essendo nativi digitali, insegnano agli anziani ad utilizzare le tecnologie, l'informatica. Gli anziani insegnano un sapere eccezionale, quello del nostro Made in Italy, il sapere artigiano, quello che ha costruito la bellezza del nostro paese, quello che è patrimonio UNESCO del nostro paese. Si dialogano insieme per dire: continuiamo a costruire un'Italia così bella, scambiamoci le conoscenze, non abbiamo paura di giudizi, ma cerchiamo di capire come poter andare avanti anche riscoprendo il valore dell'artigianato. Un valore dell'artigianato che non è solo old style, ma è arricchito dalla tecnologia. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere, oltre Fondazione Mondo Digitale, che ci accompagna sempre proprio in questo modello progettuale che riesce a ripetersi dell'intergenerazionalità, abbiamo anche Facebook, che ha deciso di scommettere nel nostro progetto proprio per dare una vetrina internazionale sia alle imprese, al valore artigianato, ma anche a questo rapporto fra generazioni, per scoprire come usare questo strumento in modo intelligente, in modo etico, come ho detto ai ragazzi, con la testa sulle spalle, perché gli strumenti sono dei mezzi per trasmettere quelle che sono il nostro valore. Quindi divertiamoci, passione in questo progetto, passione nella vita, e insieme tutte le generazioni possono fare un'Italia sempre più ricca, meno disoccupazione giovanile, sempre più ricca di saperi, ma sempre più ricca di passione del Made in Italy e del sapere artigianale.